Ero un area manager nel settore retail. Il primo giorno è stata una grande emozione. A chi sta per entrare in Engel & Völkers consiglio di sognare ad occhi aperti perché con l'aiuto dell'azienda si ottengono grandissimi risultati. Prima di entrare in Engel & Völkers ero direttore di un albergo a 4 stelle qui a Roma. Entrando in Engel & Völkers sicuramente ero molto curioso. Scoprivo un mondo completamente nuovo per me e non vedevo l'ora di mettermi all'opera. L'azienda dà una possibilità a tutti. Io sono entrato a 50 anni senza conoscere il mercato immobiliare e in meno di 2 anni sono diventato team leader. Questo mi piace dell'azienda. Ritengo che uno dei maggiori punti di forza di Engel & Völkers sia essere riusciti a coniugare un network internazionale con un'approfondita conoscenza del territorio locale. Inoltre, un team molto affiatato è quello che garantisce un ulteriore valore aggiunto. Attualmente per me il valore del team è tutto e nelle mie esperienze lavorative precedenti lavoravo più su un'impostazione individuale. Qui ho imparato cosa significa lavorare in un team e far parte di un team e mi sono molto sorpresa nello scoprire che un risultato raggiunto insieme è molto più appagante rispetto ad un risultato raggiunto da soli. I punti di forza del brand sono sicuramente la rete internazionale con oltre 800 punti vendita, l'esperienza di ormai 40 anni e sicuramente la forza del brand che è conosciuta ormai a livello mondiale. A chi sta scegliendo di entrare nella nostra rete Engel & Völkers suggerirei una cosa importante, cioè di tenere sempre come riferimento e come priorità il cliente e le sue esigenze e non la vendita fine a se stessa. A chi sceglie Engel & Völkers consiglio grande entusiasmo e curiosità. Suggerisco di rispettare meticolosamente il metodo dell'azienda, perché questo, insieme alla preparazione tecnica, permette di ottenere un successo assicurato. Mi sentirei di consigliare di entrare con un'attitudine positiva, libera, leggera e soprattutto di fare qualcosa che non sempre è semplice fare, cioè affidarsi, avere fiducia nei componenti del team in cui andrà a lavorare. Sono in Engel & Völkers da marzo 2015. Ho iniziato a settembre 2013. Da ottobre 2019. Dal 2 novembre 2015. Da febbraio 2015. Sono 2 anni da oggi. 2 anni e mezzo. 2 da agente e circa 6 mesi da team leader. Quando metti molta passione in quello che fai, è molto difficile riuscire a dividere lavoro da vita privata perché il confine è estremamente sottile. Però la cosa bella del nostro lavoro è proprio questa, che ti puoi organizzare in maniera assolutamente autonoma e quindi riesci a inserire quelle che sono le tue incombenze della quotidianità all'interno della tua giornata lavorativa. La vendita che mi è rimasta nel cuore è stata 7 giorni dalla presa in carico, ricevuta una proposta, clienti contentissimi, casa spettacolare. Fantastico. Sicuramente viaggio a Nivoli. 23 giorni, 82 visite, 8 proposte, di cui 3 con sovrapprezzo. Per me la vendita più particolare era vendere una casa di oltre 6 milioni di euro e l'ho venduta in poche settimane. È stata una cliente che si è fidata di me e mi ha telefonato e mi ha detto: cosa pensi, Claudia, devo comprarla? Io ho detto sì, secondo me devi comprarla, stai facendo un affare. Lei mi ha detto ok, ti faccio l'offerta senza aver visto la casa. La vendita più particolare è stata quella di una coppia che, pur volendo la terrazza, ha comprato un appartamento senza neanche i balconi. Quando capisci bene le esigenze di un acquirente e riesci a collegarle al giusto immobile, la vendita è praticamente fatta. Per me è molto emozionante rincontrare colleghi che magari avevo selezionato mesi prima e vedere quanto siano contenti dei risultati che oggi hanno raggiunto in termini di acquisizioni piuttosto che in termini di vendite che ogni giorno appunto portano. E leggere nei loro occhi la soddisfazione per questi risultati è veramente per me motivo di orgoglio.